Oggi si invita le persone, tutti quanti, a fermarsi per un attimo a dire no. No alla violenza sulle donne, che è diventato veramente spaventoso, un fenomeno drammatico. Ecco, bisogna dire no, lo dite voi, lo diciamo noi, lo dicono tutti quanti. Bello, simpatico anche il flash mob che avete creato oggi qui a Catania. Siamo nella storica pescheria, c'è un motivo, le donne venivano qui un tempo ad incontrarsi, venivano a prendere l'acqua, a lavare i loro panni, e quindi c'è un motivo per cui l'abbiamo fatto qui, nel cuore di Catania, dove c'è il folklore, dove ci sono i colori e la cultura catanese. E diciamo no, è un momento di riflessione, diciamo no alla violenza contro donne e minori. E diciamo no alla violazione dei diritti umani. E vogliamo e chiediamo alle istituzioni leggi più severe, pene più severe per i reati meno gravi, ma anche per quelli importanti e gravissimi come il femminicidio. Quindi reati meno gravi, che siano il mobbing, che sia lo stupro, che sia l'abuso, la violenza, per culminare nel femminicidio. Quindi queste sono le cose importanti che chiediamo, e lo facciamo insieme agli uomini. Questo ci piace molto, tra l'altro indossando il fiocco bianco, che è proprio il simbolo della giornata contro la violenza sulle donne, inventato e adottato da un gruppo di uomini in Canada, che nel 1991, dopo una strage nei confronti di 14 studentesse, decisero di dare una, diciamo, come segno di solidarietà verso le donne, di adottare questo simbolo. Lo stop alla violenza contro le donne, che è già dovunque oggi a Catania, è significativo anche lo striscione che è stato esposto nel Palazzo degli Elefanti? Ma il Comune, attraverso la mia persona, ha voluto dare un contributo anche, come posso dire, significativo a questa mobilitazione che le donne stanno facendo, e non soltanto le donne, in vista della celebrazione della giornata contro la violenza sulla donna. Perché? Obiettivamente, in una società come la nostra, che sta diventando giorno dopo giorno materialista ed edonista, la violenza, una vittima ogni tre giorni, le donne considerate soltanto come merce e quindi come possesso, per cui la violenza viene quasi giustificata, deve trovare un riscontro forte per una contrapposizione che dia anche un messaggio alla società. In Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa, recita così questo volantino che oggi viene sparso, viene dato a tutti i cittadini catanesi. Sì, è proprio così, infatti non parliamo di omicidio ma di femminicidio, e c'è un motivo, perché l'oggetto è la donna che diventa vittima spesso anche all'interno delle mura domestiche del proprio marito, compagno, padre. E in Italia sono 110 casi di donne vittime della violenza, una violenza che è una violenza fisica, sessuale, molte volte anche una violenza psicologica. Ecco che allora devo dire che abbiamo lavorato affinché una tematica che io penso che investe tutti i ceti sociali, investe le classi di età e diversi anche paesi di origine, deve essere affrontata con una responsabilità che deve essere collettiva. Manifestazione che ovviamente ci sarà anche domani, perché si parlerà ancora di no alla violenza alla donna. Domani concluderemo con questa manifestazione che ci vede tutti insieme alle ore 10 in piazza Stesicoro, per arrivare in piazza Università, dove la città, e dico la città Catania, manifesterà contro la violenza alle donne da una pedana e da un microfono aperto. Chiunque può dire una sua protesta o proposta. Lo striscione parla chiaro: ferma il femminicidio, una campagna importante e delicata che non bisogna fermarsi sicuramente solo oggi. Questo striscione resterà fisso. Oggi il sindaco addirittura diceva che voleva mantenerlo fino alla festa di Sant'Agata, che è anche un po' simbolo della nostra città, per cui sarebbe veramente molto bello e interessante, perché la città so che sente tantissimo questa Sant'Agata. Per cui unire le due cose potrebbe essere veramente una grande cosa. E da qui, diciamo, parte questa campagna, che non è soltanto una campagna, come vedete, di striscioni, volantinaggio, informazione, ma che alle spalle ha anche un progetto scolastico e formativo. E per cui ci saranno anche degli incontri nelle scuole dove spiegheremo cos'è il fenomeno, perché purtroppo ancora non c'è una diffusione, cioè non si capisce bene cosa sia questo femminicidio, per cui il nostro obiettivo è anche di sensibilizzare i giovani, che sono anche i diretti interessati. Soprattutto abbiamo visto in questi ultimi anni, purtroppo l'anno scorso, Stefania Noce, una nostra cara compagna, purtroppo ha perso la vita per mano del suo fidanzato. Quindi una sensibilizzazione anche sui giovani, anche perché è un problema culturale che noi vogliamo cercare di sradicare, per cui si parte proprio da lì.